Bene, ciao amici, siamo qui alla Fattoria dei Sogni, loro l'avete conosciuti già forse ieri chi mi segue su Facebook, sono le nuove arrivate insieme a tutti gli altri che sono in ricovero, in stallo qui adesso. Ne abbiamo in totale con i due piccolini che adesso vi faccio conoscere, uno e due, ne abbiamo salvati praticamente 10 più gli altri 40 che abbiamo noi. Abbiamo salvati da una situazione disperata, non stiamo qui nessuno a dare giudizio perché non è nostro compito, una situazione abbastanza impegnativa anche a livello umano, quindi cercheremo di dare un supporto e un aiuto morale e psicologico anche alla famiglia dove li abbiamo presi. Una situazione disperata, tanti gatti, ancora altri dobbiamo andarli a recuperare, dobbiamo andarli a prendere, lo faremo probabilmente in settimana. Stanno arrivando continue richieste d'aiuto, continui animali, continui gatti, continui parti, continui abbandoni, quindi io sono qui a fare un appello quasi, lo dico sinceramente, quasi disperato di aiutarci. Abbiamo bisogno di pappa, abbiamo bisogno di vermifughi, abbiamo bisogno di vaccini, abbiamo bisogno di antipulci. E se avete lettiere, se avete tiragraffi che non usate più, cestoni, coperte, qualsiasi cosa, portatele, perché noi di qui di spazio ne abbiamo veramente tanto, il posto c'è, la passione per loro e l'amore per loro c'è, ma abbiamo bisogno di risorse e quindi abbiamo veramente bisogno di voi. Una donazione per voi magari togliervi un caffè, per noi è salvare un cuore, quindi dalla Fattoria dei Sogni, perché poi oltre ai gatti come sapete abbiamo anche tanti altri animali e continuiamo anche con i progetti con i ragazzi speciali. Anzi, vi chiedo anche scusa se non sto facendo entrare nessuno in questo periodo, ma siamo impegnati a prenderci cura di loro, quindi teniamo chiuso al pubblico, mentre per i ragazzi le attività vanno avanti, i ragazzi continuano ad essere qui presenti e ci aiutano spesso a prenderci cura di loro. E a voi faccio un appello di mettervi una mano sul cuore, se ci potete dare una mano per poter continuare a salvare questi cuoricini che hanno bisogno, perché chi è stato qui lo sa, di spazio ce n'è tanto, c'è più di un ettaro di terra, tanto riparo e tanto amore, quindi abbiamo solo bisogno di voi, aiutateci ad aiutare.